Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla 18ª puntata di The Last of Us. Sto aspettando che Mirko venga a darmi la mano perché non so passare la missione. Cioè, mi sta vendendo già l'ansia, raga. Mirko, ti prego. Però vedete, uno stronzo sapeva che gli ho chiesto prima se veniva. Dai, aiutiamo Alice. È arrivato l'aiuto tecnico perché ho paura. Allora, devi dirmi dove siamo. Nella baita, devi ammazzarlo. Ah, ma con quello lì che ti segue? Sì, però devi fare tutto di sottecchi, di dietro. Sì, perché ci sono i vetri, se tu li pesti. Sì, no, ma non è solo quello, io non riesco ad ammazzarlo. Quando arrivo lì, ti spiego, quando io arrivo da lui, il triangolo funziona solo da in piedi. Quindi quando mi alzo, lui sempre mi vede. Devo farmi seguire perché sennò non so dov'è. Ok. Oh no. Eccolo, eccolo. R2. Ti sta vedendo? Ehi! Hey! Oh, ti vede! Dentro! Ma... Ti spara pure, attenzione! Io non mi ricordavo com'è difficile questa missione, è difficilissima, te lo giuro. Andatelo, rimane lì proprio. Ma la prima volta che io ci ho giocato era più facile, mi ricordavo. Infatti ho letto che è molto facile, la parte molto facile è più difficile del primo del primo molto facile, hai capito? Ah, coltello. No, allora, forse non è ancora, non è già morto, è morto? Allora la prima coltellata l'aveva presa, la mia, tre step? Sì. Allora manca una coltellata, allora, perché io una gliel'avevo tirata. Boh, è finito. No, hai detto tre step. No, è finito, toh. No, aspetta. Finito, toh, ciao. Meno male. Raga, vi giuro, non stavo più vivendo bene la notte, non dormivo. No, scherzo. Insomma, le campane della domenica mattina. Continua a cercare. Passa di qua, dobbiamo catturarla. Ok, uno, due. Quanti cazzo sono? Ok, un altro. Adesso lo ammazzo subito. Ok. Merda. Cadavere! Chi è che mi ha visto? Ok. Dai. Perfetto. Quanti ce ne sono ancora? Ho altri due là? Morto. Oh, merda, ne arrivano altri ora. È un problema questo. Bene, spariamo. Perfetto, qua non c'è nessuno, perfetto. Devo solo aspettare che questi si muovano. Ok, ora devo guardare solo se ci sono delle munizioni che posso prendermi. Queste frecce sicuro sì, le posso prendere perché ne ho sparate alcune contro il palo e quindi me le posso rifare. Bene, ora mi resta solo che procedere in avanti. Qua manca uno lì, perfetto. Vediamo se qua trovo qualcosa che mi potrebbe servire, niente. Perfetto. Palese che ora trovo qualcuno. Dai. Palese, come mai è tutto così vuoto? Si stanno avvicinando. Uno, due. Altri non ce ne sono. Sei morto, bastardo. O forse sei morto tu? Perfetto. Non c'è più nessuno? Bene, questo non mi regala niente. Niente. Boh. Qua non c'è nulla, solo tanta neve. Qui, dove stiamo andando? Non vedo nulla, non capisco nulla. Non so dove devo andare. Più di così non va veloce, Joel. Qua. Forse qua devo andare. Ok. Questo cos'è? Lo zaino di Ellie, trovato. Perché c'è lo zaino di Ellie? Ok, una lettera, vediamo cosa c'è scritto. Leggi. Gran colpo, già meglio. Dobbiamo fare meglio. Sì, sono tipo i chili delle persone che ammazzano, credo. Io credo che siano persone vere. Oddio. Oh, Cristo. Minchia, guardate quanto va lento, Joel. Ha paura che l'abbiano ammazzata, secondo me, poverino. Qua non c'è niente. Corre lento. Boh. Ok, usciamo. Mi sembra che adesso lui la trovi direttamente al ristorante. Oh, merda. Ellie. No. No, è ancora vivo l'altro. È ancora vivo.
Prendi il coltello, Ellie. Prendi il coltello, Ellie. Dai. Dai, dai, dai. Minchia che ansia mi viene a far sta mettere. Ma perché? Ci metti passione. Arrendersi va bene. Non vergognarti. Vai, Ellie. Vai. Questo è un no. Non è il tuo stile, eh? Puoi provare a supplicarmi. Fanculo. Pensi di conoscermi, eh? Ascoltami bene. Tu non hai idea di che cosa sono capace. Vai. Brava. Ali! Basta, basta. Non toccarmi. Sono io, sono io, sono io. Guardami, guardami. Sono io. Cercatemi. È tutto ok, è tutto ok. Tutto ok. Primavera, bene. La mia stagione preferita. Ellie! Anche in The Last of Us è la mia preferita. Mi hai sentito? No, che? Guarda, ospedale. È la nostra uscita. Andiamo su. Cioè, raga, scusate, guardate che meraviglia sto posto. Pazzesco. Ellie, ehi. Ellie è triste, raga. Perché sa che è giunto quasi il momento in cui si devono separare, secondo me. Rifornimenti. Una foto di famiglia. Raga, ma questo è un cadavere. È un cadavere. Cioè, è un cadavere. Ciò che rimane di un cadavere. L'altra notte ho sognato di volare. Ah, sì? Oh. Già. Volare con Air West. Dai, racconta. Ero su un grosso aereo pieno di persone. E tutti urlavano perché stava precipitando. E così sono andata verso la cabina di pilotaggio e ho aperto la porta e il pilota non c'era. Che bel sogno. Ho provato a usare i comandi, ma ovviamente non avevo idea di come far volare un aereo. Ok. E subito prima dello schianto mi sono svegliata. Che cazzo di sogno? Non sei stata su un aereo. Non è strano. Io stanotte, per esempio, ho sognato che... Sai, i sogni sono sempre strani. Raga, io per esempio stanotte ho sognato tipo tra... Allora, noi tra 2 giorni dobbiamo andare in Irlanda, no? E io ho sognato... Dobbiamo andare io, Mirko, la mamma di Mirko e mio papà. Ho sognato che io e Mirko perdevamo il volo e mio papà e sua mamma invece lo riuscivano a prendere, quindi loro erano già là, noi no. E Ryanair non ci rimborsava. Strano, vero, che non ci rimborsi? Tutto non nella norma. Questo sogno ho fatto, vi rendete conto? Che sogni faccio io? Comunque la devastazione qua in The Last of Us è resa proprio benissimo. L3, l'ospedale. È l'ospedale di cui ci aveva parlato la luce. Forza, piccola. Ok. Vediamo dove dobbiamo andare. Ma immagino qua dentro. Sì, infatti non penso ci siano molte alternative. Potremmo usare quella scala. Vieni, Ellie. Ci siamo. Aiuta. Ellie. 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 Cosa? La scala, dai. Giusto. Ellie non vuole andare, ragazzi.
Ellie non vuole andare. Che succede? Cosa succede? Ellie! Ellie! Ah, ho capito, mi ricordo che cos'era. Mi ricordo, lei aveva visto qualcosa di spettacolare, questo forse. Devi vederlo. Cos'è? Le giraffe. Diavolo. Sto spoilerando, non si spoilera. Questa parte è una delle più emozionanti. Mi stai prendendo in giro. Dove sono? Ah, Miley è andata via. Forza, muoviamoci. Eccole. E beh, giustamente lei non avendole mai viste. Hai visto? Shh, non spaventarla. Va bene, va bene. E cosa fai? È tutto ok. Vieni, vieni. Ehi, bella. Che meraviglia. Vieni, dai. Forza. Ehi, ciao. Ma che forza. Ok, da che parte? Dai, forza, andiamo. Ehi, frena, ragazzina. Forza. Muoviti, forza, andiamo. Accidenti. Wow. Guarda quegli affari. Allora? È interessante come ti aspettavi? I suoi alti e bassi, ma il panorama non è male. Bellissimo, forse è una delle parti più belle di tutta la serie questa. Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai, vero? Abbiamo altre opzioni? Tommy, farla finita con questa cazzo di storia. Dopo quello che abbiamo passato. Dopo tutto quello che ho fatto. Non può essere tutto inutile. So che hai buone intenzioni, ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo, andremo ovunque tu voglia, ok? Beh, non me ne vado senza di te, perciò muoviamoci e facciamola finita. Ok, dove siamo finiti? Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini. Ero in un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi vedevi famiglie a pezzi. Il mondo intero era andato sottosopra in un batter d'occhio. Avevi già perso, Sara.
Sì, esatto. Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto. Perdere tutto ciò che conosci. Mi spiace, Joel. Tutto ok, Ellie. Leggi. Una mappa della zona di quarantena di Salt Lake City. Gli appunti scritti a mano indicano i percorsi di evacuazione e l'ospedale e le aree ormai prive di scorte. Voglio vedere, siccome qua c'è un piano da lavoro, voglio vedere solo se trovo altre vitine prima di potenziare le mie armi. Solo questo. Quindi faccio solo un giro. Qua non c'è niente, almeno non mi sembra. Ancora nulla. Boh. Ok, allora andiamo a potenziare tutto nel tendone dove c'è il banco da lavoro, ok. Ah, c'è un pullman però. Magari nel pullman c'è qualcosa, ma dubito che troverò dei chiodini, tipo viti, queste cose qua in un pullman. Ah, forse qua trovavo un altro giornaletto. Joel, ho qualcosa per te. Tieni. Me l'ha mostrata Maria e io l'ho rubata. Spero che bei fiori. Ah, lui è Sara. È ora di mettersi al lavoro. Ti permette di caricare l'arma più velocemente. I colpi sparati all'arma possono attraversare le corazze. Quindi in teoria con un solo colpo li ammazzo. Pazzesco. Permette all'arma di sparare più colpi prima di dover ricaricare. Ti permette di fare fuoco con l'arma più rapidamente. Aumenta la diffusione dell'arma quando fai fuoco. Non so neanche cosa voglia dire, l'ho fatto a caso, sono sincera. Io mi ricordo che su uno dei pullman in cui ero salita avevo trovato un altro giornalino per Ellie. Solo che non lo trovo. Credo di dover passare di qua. No. Da dove devo passare allora? Qua nemmeno. E allora niente, dal pullman si passa. Si passava dal pullman. Eh sì. Eh sì. San Mario, ok. Ok, qua sicuro c'è qualcuno palese. Stavolta sarà diverso. Qua c'è un bloater palese. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oddio santo, oddio santo, oddio santo, santissimo. Oh merda, lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Oh merda. Oh merda, oh merda. Merda, merda, merda. Ok. Dai, ce la devo fare. Dai, scappa. Cazzo, scappa. Scappa, che cazzo ci fa incontro? È morto. È morto. Vediamo che ammasso di merda era. Siamo delle mele. Qua ho tirato tipo una bomba che però non è esplosa, quindi la volevo riprendere. Vabbè, sentite, raga, basta, me ne vado. Ma è pieno, raga! Dai, dai, dai! Oddio! Oddio, 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 vai via. Merda, merda, merda.
Mi impanico. Ok. Perché mi impanico? Lancia fiamme, benissimo. Ah, forse devo entrare di qua. Palese che qua c'è qualcun altro, dai. Tutto buio, non si vede un stacco qua, oh. Per andare in ospedale. Da che parte io devo passare? Altri rifornimenti. Indietro. Cosa c'è? Un altro? Un altro? Eh no, però. Eh no, Dio santo, no. Merda, merda. Ok, ok. Devo scappare. Oh, scappa! Scappa. Oddio. Raga, ma quanta roba c'è qua? Merda. Bravissima. Succede mai che sono così brava con un sangue freddo così alto? Ho avuto un sangue freddo. Brava me, bravissima me, veramente. Oh, ancora? Oddio mio, ma è ancora lì? Ok. Ok, è ora di usare il lanciafiamme, raga. Scappa, 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 cazzo, scappa. Scappa, 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 ti prego, sangue freddo, come prima. Come prima, come prima, come prima. Lancia fiamme, come prima. Ok, questi proiettili sono la vita, raga. Che sangue freddo ho avuto, raga. Ma, cioè, non mi riconosco più. Ora voglio andare a vedere se ci sono ancora delle cose che potevo prendermi prima. Tirchia come sono, solitamente. No, Massimo. Perfetto, andiamocene. Cioè, sono veramente orgogliosa di me perché ho saputo non farmi prendere dal panico. Scappavo. Qui Mirko mi dice sempre, quando non riesci a fare una cosa, scappa. Raga, ci sono riuscita, è incredibile. Ok, okay, riesci a spingere giù la cassa? Certo. Vai. Sto pisciando addosso. Ok. Perfetto, Grazielli. Trasparente l'acqua qua. E un po'. Wow. Sì, devo comunque passare sotto, mi sa io. Immaginavo che dovevo fare una roba del genere. Ora però sono dall'altra parte. Ok, ora fai scendere la scala. D'accordo, okay. Arriva. Eccola, eccola, eccola. Oh, 3 ore per mettere una rottura di palle di scala. Stai vicino al bordo, lì è più bassa. Devo cercare una zattera, immagino. Perché tanto qua lei come arriva fin qua? Ah no, è già qui. Ok. Vieni Ellie. Va bene. Dammi il piede. Okay. Ok, direi che dopo che Ellie va dall'altra parte possiamo stoppare la la chiamata. Apri quella porta. Stoppare la puntata. Ok. Attenzione! Ellie! Oddio. Lasciami stare! Tutto ok? Sì. Mi ha solo spaventato. Mio Dio. Apri la porta. Dai. Ah, un altro. Bene. Però mi sa che non sembra ho niente. Sembra l'ideale per lavorare. Però non ho più niente. Forse mi aveva dato altro. Ah, beh, poco e niente. Questo è al massimo, al massimo. A casa anche questo, perché. Boh.
Non possiamo più fare nulla. Possiamo fare sempre poco e niente quando troviamo sti banconi, perché non troviamo viti. Forse non ho guardato prima se c'erano delle vitine. Usa coltello. Ci siamo. Ah, ecco qua ci sono. Oh, che bei fiori. Guardate, in questo punto dove ci sono i fiori cade dell'acqua. Ecco perché i fiori crescono. Bellissimo. Ah, avevo detto che mi sarei fermata, invece sto continuando. Direi che possiamo stoppare qui questa puntata perché è bella lunga. Io spero che vi sia piaciuta. Se così fosse, lasciate un like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere sotto nei commenti se questa serie vi sta piacendo, perché se vi piace poi porterò anche The Last of Us 2. Vi mando un bacio e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. Mirko Alice Game. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Giornata e la coppia che scoppia sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.